Nel video di oggi, come caricare e rendere più challenging i vostri rows. Come prima cosa specifichiamo, andiamo a lavorare alla barra e tutto quello che faccio alla barra oggi può essere chiaramente trasferito agli anelli. Lavoriamo in particolare sul supinated grip row, che prevede appunto presa supina e tirata della barra al petto. In questo esercizio andiamo a coinvolgere il dorso, andiamo a coinvolgere bene il bicipite e diciamo ci sono tutta una serie di metodologie che possiamo utilizzare per renderlo più difficile o più facile con elastici a corpo libero. Quindi ho fissato l'elastico a questo punto d'ancoraggio e quello che devo fare ora è entrare all'interno e vado a posizionare l'elastico esattamente all'altezza dello sterno del torace. Più l'elastico tira, più sarà difficile. Cerchiamo di creare una posizione per la quale l'elastico creerà una tensione esattamente perpendicolare alla linea di tirata. Ok, quindi in questo caso devo stare più o meno a questa angolazione. Posso eseguire l'esercizio anche in bridge eventualmente, ma il plank inverso è chiaramente l'ideale. Giù bene le spalle, retrazione, esattamente come facciamo in un rowing a presa supina normale, tiro e vado a portare la barra bene verso lo sterno. Rilascio e rilascio, ingaggio, tiro, rilascio e rilascio. La particolarità nell'utilizzo dell'elastico è che la parte più challenging è la parte finale. Questo esercizio, il supinated grip row, è un esercizio di tirata che va a coinvolgere in modo particolare anche il bicipite. Quindi diciamo che utilizzare l'elastico per andare a targettizzare il bicipite è molto interessante perché nella fase iniziale del rowing chi fa il movimento principale è il dorso. Nella fase finale chiaramente il dorso lavora, ma è il bicipite che entra in gioco per andare a completare l'ultimo segmento di tirata. Utilizzando l'elastico, la parte di tirata più difficile diventa quella che va a carico del bicipite, in questo modo. Quindi utilizzare questa variazione è molto utile per andare a sovraccaricare quello che è il lavoro del bicipite. Non c'è soltanto questa variazione, ma possiamo utilizzare la versione con ovviamente un carico esterno che ci mettiamo addosso in questo modo. Questo è un giubbottino che si può zavorrare a piacere utilizzando le piastre, è fantastico, è il mio preferito, lo utilizzo praticamente in tutte le mie sedute in cui voglio caricare con giubbottino zavorrato, molto più comodo a mio avviso rispetto a quelli pieni di sacchettini di sabbia e tutte queste cose, insomma lo posso caricare molto facilmente. Una precisazione, ho tolto il tubolare frontale perché questo giubbottino si può caricare anche frontalmente, l'ho tolto in modo da non avere un impedimento per raggiungere la massima profondità nel movimento. Ovviamente lo posso caricare quanto voglio e la cosa particolare, a differenza dell'elastico, è che questo elemento crea una tensione più costante rispetto alla tensione generata dall'elastico, che chiaramente si intensifica man mano che mi avvicino verso la barra. Quindi da questa posizione vado ad assumere il mio plank inverso, eventualmente il mio bridge, e vado a lavorare nelle varie esecuzioni. Ok? Molto semplice, direi super intuitivo. Quello che vi consiglio è, se volete caricare un pochino di più il dorso, andrete subito a lavorare con questo. Se volete dare un pochino più enfasi al bicipite, potrebbe essere interessante sperimentare anche la versione con l'elastico ed eventualmente sentire quale percepite meglio. Se volete aumentare ancora di più la difficoltà, passeremo da utilizzare una posizione diagonale del corpo rispetto al pavimento a una posizione invertita con piedi su box, quindi plank inverso, setto bene la posizione e qui tirerò alla barra. Più vado a lavorare sul piano orizzontale col corpo, più sarà difficile andare a tirare il petto alla barra.
Per oggi è tutto, lasciate un like, condividete, see you next time.